Santissimo Padre, domando la vostra benedizione. Padre Santo, vengo per chiedervi il permesso di vivere il Vangelo alla lettera. Io e miei fratelli vogliamo celebrare un patto con Madonna Povertà e andare in giro per il mondo ad annunciare la parola del Signore. Accoglieremo con amore i briganti e considereremo nostri principi i mendicanti e i lebbrosi. È un sogno, figlio mio. Molti di noi in gioventù hanno sognato questi ideali, ma la vita ci ha riportato con i piedi per terra. Non possediamo ali, l'uomo è d'argilla. Francesco, figlio d'Assisi, puoi spiegarci come sfameresti 2000 anime? Il Signore fino ad oggi ha sfamato me e i miei pochi fratelli. Perché non potrebbe farlo domani se fossimo 200 o 2000 addirittura? Quanti milioni di uccelli volano nel cielo nutriti dal Signore? C'è forse un limite all'Altissimo? Quanti milioni di stelle brillano in cielo? Non è forse l'Altissimo che le accende tutte le notti? L'obiettivo che tu poni è troppo alto per l'uomo. Troppo alto. Santità, Padre Santo, se davvero noi diciamo che il cammino che viene indicato dal Vangelo è irrealizzabile, io domando... Io chiedo, umilmente, a che cosa serve la Chiesa? Che cosa facciamo noi tutti qui allora? Che cosa significa questo nobile collegio di cardinali, riuniti proprio nel nome di Cristo e del suo Vangelo? Questo santo luogo. Santità! 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 Francesco, lo sapevi che era un'impresa impossibile? Ma che cosa sei andato a dirgli, pazzo? Ho solo chiesto di poter vivere il Vangelo. Il Vangelo! Come può il Papa non capire chi vuole vivere il Vangelo? Zitto! Che Papa è mai questo? Che Chiesa è mai questa? Francesco, per carità! Zitto! Ti prego, sta zitto! Perché non ha ascoltato le mie parole? Eppure erano semplici. Perché? 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 Perché ha chiuso il suo cuore? Forse ha sbagliato. Dove ha sbagliato? Dove? 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 Dove ha sbagliato? Cosa ho fatto? Cosa... Ma guarda dove cammini! Braccione, non ci sei solo tu. Ciao, belle. Allora?
succede? Dammi qualcosa, ti prego. Ti prego, ti ho fatto divertire. Ti prego, non andare via. Solo un po' di pane per i miei figli. Ti prego, fermati. Anche a casa vuoi ancora. Non andartene via così, ti prego. No, mangia. Amore, dove sei? Vieni, tesoro mio. Guarda cosa ti ha portato la mamma. Ho fame. Sentirai che è buono. Ecco. Ti piace, vero? Giuseppe, vieni anche tu. Eccomi. Ecco, siediti qua. Senti, senti che buono. Ce n'è ancora tanto, non ti preoccupare. Una povera donna viveva nel deserto. Era bellissima. Un re la vide e rimase abbagliato dalla sua bellezza. Si amarono ed ebbero dei figli. I figli crebbero vicino alla madre. Ma un giorno lei li chiamò e disse: non ho di che sfamarvi. Andate in città dal re. I figli andarono. Il re, quando li vide, sentì il suo cuore battere più forte. Ma non sapeva perché. Chi siete? Domandò. Siamo i figli di una povera donna che vive nel deserto, risposero. Il re fu preso da una fortissima commozione. Scese dal trono e li abbracciò e disse: voi siete gli eredi del mio regno. Per voi sono riservati i primi posti alla mia destra e alla mia sinistra. Siate dunque contenti. Sono io quella madre e porto a voi i vostri figli, santità. Francesco, io volevo essere fedele alla parola di Cristo. Volevo riformare la Chiesa, e invece ho visto fiorire l'eresia. E l'ho schiacciata. L'ho schiacciata con tutte le mie forze. Volevo unire Oriente e Occidente nella pace. Volevo guardare negli occhi il sultano. Abbracciarlo. Invece ho dovuto muovere eserciti contro di lui. Volevo essere un santo e ho scoperto di essere un uomo pieno di debolezza. È una cosa terribile essere papa. Non c'è nessuno più solo su questa terra. Tutto il mondo viene da noi. Però noi, da chi andiamo? Povero quel papa che non si appoggia a Dio. Dio non lascia mai soli i suoi figli.
sai quante volte ho pregato il Signore che mi mandasse qualcuno perché mi indicasse la strada. Non sai quante notti ho pianto perché quella strada non la trovavo più. A volte può essere meglio accendere una piccola luce che imprecare contro le tenebre. Ieri ho fatto un sogno. Le grandi colonne di questa chiesa stavano tremando, ondeggiavano come palme. Tutto l'edificio stava per crollare, ma all'improvviso è apparso un uomo in fondo al colonnato. Ha appoggiato le sue esili spalle contro le pareti e le ha sostenute. Ha impedito che la chiesa crollasse. Io mi sono avvicinato per vedere chi fosse. E passo dopo passo vedevo che quello era uno straccione. Lacero. L'ultimo degli uomini. Quando finalmente sono arrivato davanti a lui, l'ho guardato. E l'ho riconosciuto. Fratello Pietro, non giochiamo.